perché la mettiamo negli atti e perché i finanziamenti ci sono ancora. No. Allora nel frattempo è arrivato il professor Lerario, che era uno dei relatori, però forse si è fatto tardi, non lo so. Io direi, quanto è lungo il tuo intervento, Antonio? Io non vuole quello che volete. Sì, perché io penso, anzitutto come impostato. Vieni qui intanto, così almeno se mi consentite, allora, ecco, parla prima, allora. Prima di tutte le cose, io chiedo scusa per essere arrivato adesso, ma normalmente sono sempre molto puntuale, ma oggi sono andato in via 4 novembre e non mi ho trovato. Ah. Per arrivare in via 4 novembre, io oggi ho viaggiato tutta la notte perché vengo dalla Puglia, dal Salento. E quindi mi sono fatta tutta la notte in pullman, sono arrivato giusto per cominciare alle 9 qualche cosa, visto che non c'ero sono andato a casa, mi sono lavato la faccia e poi dopo 20 giorni che non prendevo io, che non leggevo una mail, finalmente ho preso le mail e ho trovato che c'è un cambiamento di cose, ma già il tempo l'avevo perso, già tutto era passato in altro modo. È chiaro che io in quel frattempo mi ero per me preparato un intervento, che è ovvio, probabilmente il tempo, l'ora, la stanchezza non vi permette di ascoltare, in quanto dovrebbe essere un po' puntualizzato in 3-4 punti fondamentali. Ma fare una cosa piuttosto rapida, sta piovendo, sì. Sta piovendo. Con goccioloni sta piovendo. Visto che sta facendo goccioloni probabilmente finirà presto, per cui potete stare qui, non andare via. E l'acqua mi permette anche di stare con voi un po'. Scusate, ma non è una cosa che... intanto ho sentito la relazione dell'Angelo Custode, ma l'Angelo Custode io lo conosco da tanto tempo, ha fatto tantissimi interventi in tantissime occasioni in Italia, in tutti i luoghi, dal nord al sud, dovunque io sono andato l'ho visto, ci siamo anche raffrontati su tante cose ed è un'ottima cosa ed è soprattutto lodevole per un fatto, che l'ha fatta da solo, che lo sta propagandando da solo, senza che nessuno gli porga una mano, senza che nessuno apra un portafoglio. E questo naturalmente, secondo me, è lodevole di un grande applauso. Certo. Cosa volevo io dirvi? Caro, scusa, non ti ho salutato a te. Scusa, ti interrompo solo 10 secondi perché a nome di noi che abbiamo organizzato dobbiamo veramente scusarci, io sono mortificato per questo disguido e quindi vabbè, niente. Va bene, allora scuse accolte, scuse accettate e naturalmente sono qui. E non volevo mancare, vi garantisco. Sono e noi andata... vi applaudiamo per questo. Io vi ringrazio, per questo vi ringrazio, ma vi dico che io mi sento onorato per stare in mezzo alle vittime della strada. Sono una vittima della strada e mi piace vivere le problematiche delle vittime della strada in tutta la loro dimensione, perché i problemi delle vittime della strada non si riducono a poche cose, c'hanno una ampia, vasta gamma di interessi che dovrebbero essere affrontati da tutti, come? Incontrandoci, cioè quello che non è stato fatto mai. Perché io che ho sempre partecipato alle riunioni di una associazione che si chiama Vittime della Strada, perché è fondata da me e da Saladini, quell'associazione
non ha mai fatto l'associazione delle vittime della strada, perché associazione vittime della strada significa educare, formare le persone che sono presenti per affrontare i loro problemi, aiutare per affrontare i loro problemi su tutti i campi, da quello risarcitorio a quello morale, civile, istituzionale, sotto tutti i punti di vista. Per quanto mi concerne, io fin dall'inizio dell'associazione sono stato un fondatore, ma un collaboratore molto solerte per fare queste cose, e l'ho fatte prima di tutto per me, scusate se mi ci metto dentro, perché quando io ho avuto l'incidente di mio figlio che è morto sulla strada, mi sono accorto di quanti problemi che hanno le vittime della strada con la giustizia, con la comunicazione, con il Parlamento, con le leggi. E guarda caso, in quelle occasioni stavo proprio in Parlamento. Io sono stato 13 anni e mezzo in Parlamento e quindi ho seguito con molta attenzione, con molto interesse tutto quello che si faceva in Parlamento. Ma poi concludo questa cosa qui perché a voi interessa poco, ma tutte le principali leggi o mozioni tentativi di leggi che sono stati proposti alla Camera dei Deputati hanno la mia firma. Non per vantarmi, ma è una cosa che ho fatto per mio figlio. E per i figli vostri, nostri, perché sono ancora nostri, nostri figli, e quindi li ho fatti per tutti quanti quelli che potevano essere. Abbiamo avuto sale importanti, istituzionali, non certo per meriti dell'angelo custode, ma non suo, perché se fosse stato per lui probabilmente ci avrebbe dato pure il paradiso per andare in paradiso con l'angelo custode, ma per meriti, scusate, miei, siamo stati a fare convegni alla Camera dei Deputati, perché chi conosceva di voi? Ditemelo, chi conosceva voi i segreti della Camera dei Deputati? Nessuno. Tu li conoscevi? Beh, lavoravo lì, comunque non conoscevo i segreti. E allora praticamente tutto quello che è stato fatto, tutto quello che è stato proposto appartiene a noi, non agli altri, a noi, a tutti noi, i presenti e gli assenti. Però forse questo è un discorso che non devo prendere in questo momento, se volete. Io in altre occasioni oppure oggi stesso quando volete, io sono sempre disponibile a farlo. Ma vorrei fare una cosa che mi interessa molto in questo momento. Cosa si sta facendo in questo momento alla Camera, in Parlamento, al Senato? Si è votato ieri e si voterà per l'ultima volta fra qualche giorno, dove sarò presente. E si è votato l'omicidio stradale. Ma voi, scusate se ve lo dico, ma certamente lo saprete, sapete in che cosa consiste il reato stradale? Una volta che è stato definito reato stradale, che cosa si deve fare? Il Parlamento vuole introdurre il reato stradale nel codice penale. Questo è che si vuole, questo è che vogliono i cittadini i quali hanno avuto una disgrazia nella strada. Benissimo, volete saperlo anch'io? Voglio questo. Se questo serve a me, che è ancora vivo, e se serve a mio figlio, che non c'è più. Serve questo? E inserire reato penale, reato stradale nel codice penale? Ma scusa,
forse che nel codice penale non c'erano tutti gli articoli e tutti gli argomenti, c'era il dolo, c'era la coscienza, c'era... non c'era tutti gli argomenti per poter condannare uno che ha fatto un reato stradale anche forte, anche grosso, anche se era ubriaco o se era drogato, c'erano tutti. E allora, se era inutile, perché l'hanno chiesto? Perché l'hanno fatto? Perché si farà? E si farà. Io mi auguro che una volta fatto possa essere, diciamo, utile a quelli ai quali succederà il caso. Vogliono la morte assoluta di colui che ha procurato il danno? Non lo so. Se noi stiamo qui, ci dobbiamo educare. Ci dobbiamo educare anche al perdono e anche alla misericordia, che ci sarà adesso un convegno, un anno santo della misericordia. Ci dobbiamo abituare a questo. Se tu vuoi questo, sei bella giovane, guidi la macchina, se ti succede a te, cosa vai? Vai a trovare l'avvocato perché ti difenda dal uscirne fuori da queste cose qui, e magari lo paghi di più di tutti perché magari è un bravo avvocato e ti tira fuori? E questo è giustizia? E questa è quello che vogliamo tutti? Io sono cattolico apostolico romano. Io, quando è morto mio figlio e facevano i funerali, ho parlato con mia moglie e ho detto: che facciamo? Andiamo insieme a perdonare che ho ucciso mio figlio, perché mio figlio è stato ucciso. Mio figlio è stato ucciso nell'incidente stradale. E da allora, scusatemi se mia moglie ha detto sì, da solo non l'avrei fatto, perché queste cose si fanno insieme nella famiglia. E allora, dopo di averlo concordato questo fatto, io e mia moglie siamo andati sull'altare e davanti a mio figlio, che era lì per fare il funerale, davanti a oltre 5.000 persone che c'erano tra la chiesa e fuori dalla chiesa, dove avevano interrotto anche il traffico stradale perché la gente si era riversata più di quanto io potessi immaginare, non so perché. Bene, davanti a tutte queste persone io ho detto che perdono, ed era presente, perdono colui che ha ammazzato mio figlio, perché l'ha ammazzato. Ma lo dico io perché l'hanno detto poi tutti, anche gli avvocati, anche le assicurazioni: è stato ammazzato mio figlio. Allora io perdono questo ragazzo, però che la legge faccia il suo corso. Scusate, ma questa non dovrebbe essere l'indicazione ufficiale di tutti quelli che partecipano ed essere, fanno parte delle associazioni vittime della strada? Ma il primo perdono dovrebbe venire da loro, però, dalla famiglia, dire: perdonami, e io posso accettare o no? No, io lo perdono indipendentemente, poi se vuoi accettare tu lo accetti. Io no, lo... dico loro che hanno ammazzato, dire: vabbè, è successo, non so. Può darsi che ci sia pure, però perdono, insomma. Da parte loro, io stavo ubriaco, non ho capito, non ho fatto, perché anche a mio figlio me l'hanno ammazzato. Però dunque, perdono, non ci sia, anche questo aspetto. Questo aspetto mi pare può essere complementare a quello che ho detto io, non esclusivo, no? Può essere complementare. Se tu non mi chiedi perdono, io non te lo do, ma può essere complementare. E può essere, però, se le vittime della strada fossero state educate fin dall'inizio su questo argomento, con riunioni, assemblee, perché le riunioni assemblee a questo servono, a sensibilizzare i presenti, e non a dire: ho speso tanto, ho lavorato tanto, sono stata papa, sono stata così, così. Anche quello, ma quello è minima cosa. Il fondamento di una associazione è quella di avere, poi naturalmente in tutto questo discorso c'è sempre i dissidenti. E questa è democrazia.
E questo è segno, anzi, di crescita dell'associazione, perché quando tu mi dici di no e mi dai le tue ragioni, probabilmente io, nella mia convinzione, cresco ancora di più per lasciare uno spazio al ragionamento, alla coscienza, al dolore, alla sofferenza personale, perché il dolore è mio, il mio dolore è mio e non è tuo, il tuo dolore è tuo e non è mio, però c'è una parte del dolore che è comune, e questa parte comune del dolore lo vogliamo gestire in una forma pulita, senza andare a Piazza Santi Apostoli a gridare a morte, e buttiamo la chiave dopo che è stato preso in galera. Tu, vittima della strada, mi dici questo? Dove siamo? Vogliamo ancora insistere sul quello che è l'odio, la vendetta? Io no, io non sono capace. Della vendetta, ci sarebbe presa la vendetta con le nostre mani. Noi vediamo giustizia, ad esempio, sì. No? Esatto, è quella che io ho detto fin dall'inizio. Paghi con il carcere quelli che pagano quello con il carcere quelli che hanno ammazzato i nostri figli. Vendetta, noi non vogliamo vendetta, lo sa perché? Perché l'avremmo ammazzata quella sera stessa noi. Guarda, mi stai dicendo una perché cosa. Non vogliamo vendere. Una cosa grande mi stai dicendo, una cosa grande, assolutamente grande, che io le accetto con tutto il cuore. Perché ho detto che la giustizia deve fare il suo lavoro. Perché ci sono persone che la prendono in un modo diverso. Noi non possiamo condannare nemmeno la persona che magari vuole prendere il lato. I genitori di questo non ci danno caso domanda. Se succedesse questo. Non ho capito la fantasia, allora, i genitori. Supponga che c'è uno che è ubriaco, prende in contromano un'autostrada, fa un incidente e ammazza una persona. I genitori di quello che è stato ammazzato vanno a casa di questo e lo ammazzano. Come andrebbe a finire? Io spero di no, che non sia, che non accada questo. Io voglio che sia punito. Ad oggi la paga molto di più uno che va a farsi una vendetta così che uno che ammazza tuo figlio in quel modo barbaro. Senti, io vuole sapere, rispetto tutte le idee e voglio che le mie siano rispettate. Certo. E stiamo su questa quello faccia della terra. Ognuno di noi va rispettato il proprio pensiero. Io dico che il nostro avvocato qui presente ha un'età e se per caso lui, diciamo, ha avuto un incidente stradale, è stato in qualche modo protagonista di un incidente stradale, visto che condanna gli altri, prima di condannare gli altri deve essere lui ad andare a dire condannatemi perché ho fatto un incidente stradale che non volevo. Oh ragazzi, qui siamo a questo punto di formazione della personalità, della nostra personalità. Io non dico e non lo dirò mai perché mio figlio l'hanno ammazzato. Io non dirò mai, non so, il reato, quello che ha compiuto il reato sia portato in paradiso, sia esaltato per quello che ha fatto. Io voglio che sia condannato dalla legge. Sì, io, vogliamo, per conto mio, lo credo. Perché come diceva lui, se facciamo noi la giustizia, noi veniamo arrestati. Ha preso, mi pare, 9 anni. L'ha scontati tutti. Ha preso 9 anni. È un caso unico. Non è anche un giorno. Ha preso 9 anni e poi è uscito dal carcere più buono di come è entrato. Si è sposato. È quello che diciamo noi. Ed è diventato un apostolo della strada. Io posso dirvi una cosa, mi scusi se la interrompo. Io non conosco nemmeno il volto dell'assassino di mio figlio, va bene? È come lei diceva di non odiare. Io non lo odio perché non lo conosco, però non posso sapere in me cosa mi può scaturire quando io lo vedrò, perché comunque mi ha ammazzato l'unico figlio a 19 anni e io sono quasi 7 anni che ho combatto con la giustizia che ancora devo avere. Adesso stiamo avendo qualche cosina. Benissimo. Sono 7 anni che lavoriamo nei tribunali. Ho lavorato per 9 anni per avere il risarcimento di cui tutti parlavano
e che nessuno mai si metterà. Ma mi può interessare o non mi può interessare esarcimento d'arte? Io voglio che sia fatta giustizia, perché a noi adesso si parla di 5 indagati, giusto? Questi 5 indagati hanno colpa, come si parlava prima, no? Si dice ognuno di noi siamo assassini, perché se noi non facciamo qualcosa, se io che sono un'associazione e dico questa buca non viene detta a chi è di dovere, di incompetenza di farla più, io sono colpevole anch'io di quella cosa. Elena, facciamo continuare al professore, Antonio, però la sala era fino all'1:30, a parte la pazienza, che sono commosso dalla pazienza di tutti, però io i dettagli dell'organizzazione non lo riconoscevo, sto dicendo quello che mi ero preparato per poter dialogare con voi, punto, e sentire queste cose e arricchire me stesso, perché probabilmente anch'io ho i miei falli, ho le mie carenze, e quindi probabilmente io ripeto, ho perdonato sull'altare, ho avuto la giustizia 9 anni dopo e mi hanno dato tutto quello, ma a me che mi abbiano tanti soldi, mi garantisco, no, mia figlia non me l'ha dato tutto, ma nessuno ce lo può dare, va bene, che mi servono più i soldi? Non serve, però che la giustizia a noi almeno un poco, un anno e mezzo di pena sospesa essendo condannata a forma la pena. Io i fatti di queste cose qui vorrei tanto esaminarli, perché quando i giudici esaminano questi fatti prendono in esame tanti aspetti che dovremmo esaminare noi prima dei giudici. Noi nei nostre assemblee dovremmo tentare di arrivare a questa cosa. Dovremmo capire noi che cosa. Ma i giudici che cosa hanno detto? Probabilmente hanno visto un aspetto di non volontarietà, un aspetto tutta... No, il mio figlio a forma Antonio, figlio, perché no. Cominciamo a entrare nel merito. No, ci scontriamo con la vita diversa. Finisci di esprimere i concetti. Il mio figlio no. A me è un colpo di sangue. Vabbè, per comunque... Per loro siamo è successo, sono cose che capitano. Sono cose che capitano, no? Sono comportamenti sbagliati che hanno ucciso i nostri figli. E allora? E la loro vita non può e non deve continuare allora. Prima. L'assassino di mio figlio, dopo una settimana, giocava nella rappresentativa del paese nel Tarquinia Calcio. E lì non ha portato rispetto per Luca, non ha portato rispetto per il dolore dei familiari di Luca. E non merita perdono. Il perdono se glielo fa Luca quando... Quel maledetto assassino va dall'altra parte, e spero che sia il primo volto che vede Luca. Che bello questo ragionamento. È venuto a casa. Vi dico sinceramente. Io l'assassino di Luca lo vedo tutti i giorni. Gira, vuoto e guida. Ti seguo io. Gira, guida, vuoto. Anch'io. Ed io giro ancora di più, perché giro tutta l'Italia. Per parlare di questi argomenti, pensa quanto dolore io ho. Pensa un po' che mio figlio me l'hanno ucciso sotto casa. Mio figlio passo da lì 30 volte al giorno. Dentro il giardino. Lui non si è accorto di nulla. Comunque è bello, vede, questa è una riunione. Quando possono parlare e quando si possono dire. Io lo incontro tutti i giorni fuori al cimitero perché lavoro alla vicina. Va bene. Allora qui dalla direzione mi dicono che questo, sì, perché io dovevo dire tante altre cose, anche sul coso della strada, perché aver messo questa storia dentro il codice penale, sapete che significa? Allungare i tempi del processo. Se dovesse finire dopo 5 anni, finirà dopo 7, 9, 11 anni. E sono contenti tutti, gli avvocati perché prendono di più. L'assicurazione perché pagherà alla fine del processo, ti dà una piccola cosa iniziale tanto per dire stai zitto, non parlare troppo se non mi fai troppo male, e dopo ti darà qualche altro, la conclusione ma te la darà dopo che tanti anni, senza neanche su questo darti quello che è di più che ti dovrebbe dare, perché hanno tenuto i soldi e l'hanno sfruttato. Comunque sono argomenti
che io vorrei trattare con le vittime della strada, perché lì sta la verità delle cose. Ciascuno c'ha una verità, diciamocela questa verità, mettiamola insieme e portiamo avanti un discorso unitario, perché un discorso fatto tra noi, tra gli altri ancora, non viene mai preso in considerazione, ve lo garantisco io che sono stato lì 13 anni e quando arrivavano tantissime voci, l'abbiamo detto prima. Okay. Allora qual è la strategia che lei userebbe? La strategia? La strategia ve l'ho già annunciata. Io sarei colui il quale, ma è mio, non lo dico agli altri perché lo devono fare, è mio, perdonare la persona che ha ucciso, ma si perdonano in tanti altri, anche peggio delle vittime dello Stato, in casi peggiori anche lo fanno. Scusa, ognuno lo esterna, ho bisogno di fare una domanda. No, io voglio rispondere insieme, è proprio per continuare. Mio figlio è stato ucciso da un pirata della strada, quindi da qualcuno che è scappato. Io non porto rancore a nessuno, però dalla tua visione, chi devo perdonare? Io credo che deve essere lui a perdonarsi per quello che ha fatto a mio figlio. Quello che dicevo io, non conosco il volto, a chi devo perdonare? Io non lo conosco. Vabbè, comunque devo concludere questo perché mi dispiace di non poter parlare sino a stasera di questo, perché sicuramente noi finiremmo con una visione unica in questa cosa qui, perché gli incidenti stradali, gira e rigira, sono quasi sempre gli stessi. E un ragazzo che viene ammazzato, un padre di famiglia che viene ammazzato, una mamma che viene ammazzata, e naturalmente sono tutti i valori che perdiamo nella nostra società. Quando per una cosa intima e basta, qui si tratta di rispettare la normativa e la legge, quindi avere comportamenti, bisogna avere comportamenti corretti, perché se personale. Padre Teresa di Calcutta diceva che la vita è sacra, la vita va rispettata. Ma se passa allora perché chiediamo, ma io infatti non voglio la morte dell'assassino di Luca, io voglio il rispetto della vita, la vita è sacra. Perché vogliamo l'aumento per avere il rispetto della vita, per dare educazione. Rete in mano, gli ha strappato il cuore, capiamo questo ragazzi, se no si va. Guarda, chi sta parlando non è la signora soltanto, è la signora e il conte, anch'io. Ma diciamo, sono stato sì, Antonio, dai, perché. Antonio, se cortesemente, perché quello che tu stai dicendo è molto molto interessante, però secondo me non è proprio, diciamo, pertinente con la. Cioè, io, a me piacerebbe moltissimo fare, perché sono appassionato tra l'altro di teologia, eccetera, quindi diciamo che è un argomento interessantissimo questo qua, sì, però molto. Dovremmo farne oggetto di un convegno diverso e cambiare l'argomento, per cui Antonio, se cortesemente. Ecco, ok. Vabbè, io quindi a nome di tutti comunque ringrazio, chiedo di nuovo scusa per il ritardo con il quale è arrivato, causato da noi organizzatori, che sono, ripeto, mortificato. Ringrazio il professor Antonio Lerario per l'intervento, ringrazio tutti gli intervenuti e un'ultima velocissima. Devo chiudere. A Cleia. Devo chiudere.